Siamo lodati Gesù e Maria. Oggi, fratelli e sorellissimi, stiamo celebrando la messa votiva in onore della Madonna, che ricorda una memoria mariana collegata ad una celebre apparizione riconosciuta dalla Chiesa e avvenuta ad una suora Santa Caterina Burego, appunto canonizzata dalla Chiesa. Nel 1830 a Lunivac, una zona centro della città di Parigi, la Madonna, il 27 novembre, non solo il 27 novembre, in una serie di apparizioni, apparve a questa santa suora, tutti quanti sanno fondamentalmente, per far coniare una medaglia, medaglia che si è diventata la Madonna, il cui fronte doveva riprodurre l'apparizione avuta, di cui adesso parleremo, mentre che nel retro c'è un monogramma mariano che è l'unico che ha inventato la Madonna, molto molto famoso, una M, intersecata da una I, il simbolo delle parole M, Maria, I e Jesus, e sormontata da una croce, un simbolo a me personalmente molto molto caro, perché è una delle cose più significative. Solo una Madonna può inventarsi una cosa del genere per la sua altissima significazione. Allora, davanti della medaglia ritrae questa apparizione, che ce ne furono tre. La prima volta la Madonna aveva in mano il globo terrestre e guardava verso l'alto con il gesto di prendere il mondo e portarlo al Signore, mentre nelle altre due aveva il mondo ammantato dal serpente, era il suo piedino sulla testa del serpente, e verso il basso, verso la terra, aveva le mani aperte verso il basso con dei raggi che fuoriuscivano da queste braccia e degli anelli al dito. Santa Caterina ebbe due visioni. In una visione i raggi erano tanti e molto luminosi, in un'altra visione i raggi erano pochi e meno luminosi. La Madonna le spiegò il secondo significato della visione e disse: guarda, tutte le grazie che Dio fa al mondo le fa attraverso di me. Lei è la mediatrice di tutte le grazie, questa è una delle significazioni di questa apparizione. Quindi Dio vorrebbe fare tante grazie, tanto grandi al mondo, la prima visione. Il problema è che gli uomini non gliele chiedono, e non gliele chiedono attraverso la mia mediazione. Che grazie chiedono al Signore? Ne chiedono poche e piccole. E questo è il significato della seconda visione. I raggi erano di meno e meno numerosi. Allora tu fai coniare una medaglia dove sul davanti ci sia questa immagine, la scritta Maria concepita senza peccato, prega per noi che ricordiamo a te, e dietro appunto questo monogramma che ne si è inventato, sotto la croce con la M e la I, sono i due cuori di Gesù e di Maria, e intorno le 12 stelle. Sapete che le 12 stelle sono la corona della Madonna, e al tempo stesso rappresentano la Chiesa, un'immagine molto molto significativa. Vuol dire che i cuori di Gesù e di Maria, che sono intersecati in maniera inscindibile, formano una cosa sola, cioè la Madonna, sono uniti insieme dalla croce per la redenzione dell'umanità, e da loro dipende tutta quanta la vita della Chiesa, perché noi siamo tanto più membri della Chiesa quanto più cresce la nostra vita con Gesù e con Maria, soprattutto attraverso i sacramenti e l'Eucaristia, e noi con la Madonna sappiamo che si continua sempre con la preghiera mariana, la consacrazione a Maria e la preghiera del Santo Rosario. La medaglia miracolosa con una storia, si chiama appunto medaglia miracolosa, perché miracolosa gliel'hanno affibbiato dopo per questa medaglia, chi l'ha portata con fede ha cominciato ad ottenere grandissime grazie. Io vi consiglio di portare la medaglia miracolosa, chi non ce l'ha, io vengo a trovare, che caso sempre una scorta di medaglie miracolose, io la porto al corpo da tempo immemorabile. È un sacramentale, voi sapete che è molto importante portare addosso un oggetto benedetto. Non è scaramanzia o superstizione, ma è un atto di fede, cioè portare addosso un oggetto benedetto vuol dire invocare dal Signore la grazia legata a quell'oggetto e la protezione da ogni forma di male. Noi non siamo superstiziosi, che andiamo presso al venerdì, ai perni del cavallo, ai corni che girano per le case, insomma, o stupidaggini del genere. Noi sappiamo però che il male esiste, e la protezione dal male la chiediamo a Dio attraverso i mezzi, cioè deputati sacramentali, per questo sono delle cose molto importanti. E a chi porta con fede la medaglia, la Madonna stessa ha promesso grandi grazie e grandi miracoli che saranno concessi. Sono stati concessi tanti,
non ne saranno certamente concessi di meno a chi ci crede. Voi sapete che l'unica condizione, Dio non concede una grande grazia solo quando sa con certezza che quella cosa a noi ci farebbe più male che bene, anche se noi vediamo una cosa buona. In quei casi non ti dà una grazia, ma te ne fa un'altra, se tu gli hai chiesto con fede, più buona per te e più efficace per la salvezza della tua anima. Ringraziamo Maria Santissima per queste e per tante altre forme di vicinanza a noi che ha manifestato proprio scendendo dal cielo per parlarci, per istruirci, per ammaestrarci. E proponiamo davanti al Signore l'intenzione di conoscere meglio il messaggio della Madonna. Ho scritto un libretto che è in commercio con le apparizioni riconosciute di Maria Santissima, che sono molto prima, a cui dobbiamo dare ovviamente retta, quello su cui la Chiesa si è pronunciata dicendo: tranquilli, qui è apparsa la Madonna, qui ha parlato la Madonna, quindi quanto qui ha fatto e ha detto è degno di fede. Rudy Bach è uno di quelli per cui siamo nella perfetta comunione ecclesiale dentro con l'obbedienza ad essa. È cosa buona, ecco, approfondire le apparizioni riconosciute mariane per conoscere meglio il pensiero della Madonna e quello che ci ha anche detto ai suoi figli per il bene della propria anima, per il bene della Chiesa e anche per il bene del mondo intero, perché comunque prega la Madonna, specialmente con il Santo Rosario, porta benefici non solo a se stessi, ma a tutti. Siamo nati Gesù e Maria.